GF VIP, Marco Predolin nei guai? La verità di Simona e Jeremias. Marco Predolin del Grande Fratello VIP, le rivelazioni della Izzo e di Jeremias. Marco Predolin, dopo le frasi omofobe pronunciate in questi giorni nella casa del Grande Fratello VIP contro il popolare cantautore, è tornato nell'occhio del ciclone per alcune rivelazioni shock fatte da Simona Izzo e Jeremias Rodriguez. Cosa hanno detto? In pratica, i due, come riportato dal blog bitkif.it, parlando del più e del meno la scorsa notte, hanno asserito di essere rimasti male per alcune frasi omofobe dette da Predolin. Ed è stata Simona la prima a lamentarsi delle dichiarazioni offensive che ha detto Predolin, asserendo senza tanti peli sulla lingua. Ha detto cose pesanti sugli omosessuali. Battute molto omofobe, a me le ha fatte. Basta che non li vedo. A quel punto Jeremias ha ribattuto, asserendo. Ha fatto due o tre battute un po' così. Ha detto che non gli piacevano quelli che si fanno vedere troppo. Sarà vero? E se così fosse verrà sgridato dalla produzione? Oppure gli autori potrebbero prendere ulteriori provvedimenti nei suoi confronti? GF VIP, Marco Predolin nella bufera, la scomoda verità di Jeremias Rodriguez e Simona. Non è certo la prima volta che Marco Predolin ha fatto battute omofobe come rivelato da Simona Izzo e il fratello di Belen Jeremias Rodriguez. Difatti, il concorrente del Grande Fratello VIP ha fatto alcune dichiarazioni contro Cristiano Malgioglio, che hanno lasciato i tanti telespettatori di schiucco. Motivo per cui molti si sono riversati sui social per chiedere alla produzione l'espulsione del concorrente dalla casa più spiata dagli italiani. Ma quest'ultimo non ha fatto discutere in queste ore solo per via delle sue frasi omofobe. Infatti, una sua battuta contro Daniele Bossari ha fatto andare su tutte le furie i tanti fan del reality show condotto da Ilary Blasi. Cosa ha detto? Come molti sapranno bene, il conduttore di Mistero è celiaco, quindi determinati alimenti ha rivelato di non poterli mangiare. Tuttavia, Marco, proprio l'altra sera ha dichiarato agli altri inquilini, con il sorriso sotto ai baffi, di voler fare uno scherzo a Bossari, mettendo della farina nel cibo. Ovviamente non l'ha fatto, ma i supporter di Daniele si sono molto preoccupati. Insomma, in poco più di due settimane sembra che Predolin, per via delle sue battute, dichiarazioni e scherzi, abbia scatenato un vero e proprio polverone sui social. E lunedì prossimo, come annunciato dalla conduttrice, verrà deciso il suo destino. L'uomo potrebbe rischiare l'eliminazione anzitempo?